quello che si oppone all'abbandono della tradizionale trincea del PC proposto da Occhetto, ha deciso di rintuzzare proprio da Napoli a quelle che definisce le insinuazioni del campo avverso. E tanto per cominciare, ha ricordato che chi va dicendo che se non passa la proposta di Occhetto nel PC ci sarà il caos, vuol dire che in troppi non hanno abbandonato proprio nel PC metodi stalinisti. Il partito va cambiato, dice Ingrao, ma facendo saltare la struttura verticistica esistente che consente a pochi di comandare ed a tutto il resto di sprecare energie per spiegare le decisioni. Dobbiamo rovesciare la piramide, ha detto, è un nuovo slogan. Mi si chiede spesso, ma che politica proponi? Ha poi detto Ingrao. Ebbene, io chiedo di trovare alleanze dentro la società. I giovani, le donne, gli studenti, soprattutto quelli di Palermo, gli studenti universitari oggi in lotta, il mezzogiorno, i disoccupati, gli sfrattati. Questi gli spazi dove trovare alleati per cambiare la società, mobilitare le masse, perché solo con le masse in Italia si ottiene qualcosa, a cominciare dal cambiamento del sistema elettorale. Questo è il mio movimentismo, la mia politica fumosa, fumosa tra virgolette naturalmente, ha concluso Ingrao, che ha anche affidato a questa nuova grande mobilitazione il compito di far saltare il blocco di potere che in Italia, ha detto, impedisce ai progressisti come i comunisti e alle loro utopie di trovare spazio per il loro impegno e i loro sogni. Io ho portato qui tutta una serie di episodi concreti che riguardavano tutti la politica e la lotta oggi. Dalle lotte per ciò che riguarda la politica estera per il disarmo, ai grandi temi sociali, alle grandi questioni della libertà di informazione, ai bisogni dei lavoratori e al mondo delle donne. E ho parlato anche di un partito che deve rifondarsi e trasformarsi per rispondere a questo movimento della società. Ho fatto un esempio che mi sembra molto chiaro. La volontà di partecipare che esprimono oggi gli studenti nelle università italiane. Io credo che questa sia politica, che questa sia la rifondazione. Dai viaggi che lei va facendo, dai discorsi che tiene, questo è anche un congresso, c'è chi vince e c'è chi perde. La sua sensazione rispetto al punto d'inizio? Non so proprio, dovranno parlare gli iscritti, non tocca a me parlare. Sentiremo quello che ci diranno, ma credo che le manifestazioni a cui ho partecipato ci danno una grande gioia. Gente che vuole partecipare, gente che vuole discutere e confrontarsi, gente che vuole impegnarsi. Questo è un patrimonio che non riguarda solo noi, ma è un patrimonio per l'Italia, per questo paese. Ringrazio.